progettata e disegnata completamente in Italia, ma industrializzata in Cina, arriva la nuovissima e attesissima Benelli TRK 800 per il 2022. All'EICMA e sotto gli occhi di tutti, Benelli ha finalmente tolto il velo alla nuova TRK 800. Intesa da Benelli come una maxi enduro dall'aspetto di impatto al fine di essere riconosciuta da tutti. Con il suo nuovo design snello e compatto, Benelli dichiara che il peso sia appena sui 235 kg. Alimentata dal motore bicilindrico parallelo da 754 cm3 a raffreddamento liquido che produce una potenza massima di 76,2 cavalli e 67 Nm di coppia. All'anteriore si trova una forcella Marzocchi rovesciata e completamente regolabile con steli da 50 mm, escursione di 170 mm, una ruota da 19 pollici con un doppio disco da 320 mm con pinza Brembo a 4 pistoncini. Mentre al posteriore si trova un forcellone in alluminio oscillante con monoammortizzatore, anch'esso completamente regolabile. Escursione di 171 mm, ruota da 17 pollici con un singolo disco da 260 mm azionato da una pinza a singolo pistoncino. Non si sa tanto degli ausili elettronici per il pilota oltre ad avere una frizione antisaltellamento, ma si può pensare ad un controllo elettronico del livello del traction e in modalità di guida, il quale può essere gestito tramite il nuovo schermo TFT a colori da ben 7 pollici. In questa concept bike presentata si dice sia equipaggiata anche con un parabrezza regolabile elettronicamente, ma che questa funzionalità potrebbe anche non arrivare sulla versione di produzione definitiva. Infine, la capacità del serbatoio è di ben 21 litri. Devo dire che su carta la nuova TRK 800 sembra proprio un'offerta allettante per Benelli. E posso solo sperare che mantenga tutte queste specifiche. Infatti, Benelli dichiara che la versione di pre-produzione arriverà tra qualche mese e sul mercato la vedremo per la seconda metà del 2022. Per quanto riguarda il prezzo, sappiamo solamente che il loro traguardo è di cercare di commercializzarla per molto meno di 10.000 euro. Personalmente spero di un prezzo tra gli 8.000 e gli 8.500 euro. Voi cosa ne dite? Fatemelo sapere qui giù nei commenti. E con questo ragazzi vi saluto. Ti ricordo che per essere più aggiornato possibile sul mondo del motociclismo iscriviti a questo canale, metti un mi piace a questo video se ti è piaciuto e seguimi anche su Instagram agm.moto. Alla prossima, ciao beh!